Ecco quindi il mio pensierino del giorno. Come sia stato possibile che nel nome di rivendicazioni sociali giuste, sicurezza nel lavoro, incolumità lavorativa, previdenza sociale, previdenza medica, diritti umani e sociali, eccetera. Nel nome, dicevo, riprendendo, del miglioramento delle condizioni di vita, della pensione, dell'aumento di stipendio, del rispetto che gli individui si deve dare, qualsiasi cosa vogliate. Salviamo la balena bianca, i pini forestali, la caciotta. Insomma, nel nome di ogni rivendicazione giusta, si è attirato gente verso correnti di pensiero sempre più estremiste, che invece vedevano nel tanto peggio, tanto meglio una uscita, perché volevano installare la lotta di classe, attraverso la quale giungere a una dittatura del proletariato, che poi non si è mai capito che cos'era questa dittatura del proletariato, visto che la maggior parte dei dirigenti sovietici tipo Stalin e Lenin erano figli di latifondisti e di russi agiati con studi, non erano proprio gli ultimi fra il volgo. Anche se magari facevano canottaggio nel Volga, però non si è capito come questi rivendicatori dei proletari fossero tutti di classe borghese. Addirittura Stalin non sapeva se diventare monaco ortodosso o qualcosa del genere. Poi divenne rivoluzionario, assaltava banche. Fino a che entrò nel Partito Comunista. Quindi, nel nome di tanti grandi ideali, si è voluto fare una rivoluzione, una sovversione sociale, la lotta di classe, invece di perorare per una integrazione delle classi sociali. No, una lotta di classe, un conflitto di classi significa guerra civile. Attraverso la guerra civile hanno visto la via per giungere a una dittatura del proletariato, che naturalmente significava non che il proletariato diventava il dittatore, ma che in nome del proletariato si faceva la dittatura. E la dittatura su chi la si faceva? Beh, sul proletariato, perché gli altri che non erano proletariato, signore e signori miei, li si uccideva, li si purgava perché non si sapeva come riubicarli. Quindi si massacravano persone per governare sul proletariato e quella la si chiamava dittatura del proletariato. Ecco perché i proletari non hanno mai contato nulla nell'Unione Sovietica e tutti gli altri dirigenti erano una specie di burocrazia marxista. Beh, queste sono le contraddizioni storiche che io gli ho visto al comunismo. Se mi sbaglio, commentate il video. Se non mi sbaglio, commentatelo comunque. Io era molto tempo che riflettevo su questo e è molto tempo che non facevo un video più di una settimana. Ultimamente ne faccio pochi, ma sono molto visti. Poi mi trovo su Spreaker a fare dei video. Quindi vi voglio dire: ascoltate in Spreaker le mie trasmissioni radio. Ed un'altra cosa, quando trovate che Spreaker è vuoto perché io sono disoccupato e utilizzo appieno le 10 o 9 ore che ti danno gratis, o sto in SoundCloud, oppure comunque carico le piste di Spreaker prima di cancellarle in un nuovo canale di YouTube che è associato all'account Santenchan. Questo canale di YouTube si chiama
Radio Santen Chan. Lì caricherò tutta la programmazione di Spreaker che devo cancellare per mancanza di spazio, di tempo, di programmazione. Quindi grazie di seguirmi, al prossimo video. Grazie di nuovo, arrivederci a tutti, ciao. Quindi il mio pensiero è che ancora adesso in buona fede molti sono nostalgici del comunismo, del socialismo sovietico, del marxismo, perché pensano che le prime e uniche incombenze del marxismo sia il miglioramento del tenore di vita della gente, mentre invece il marxismo porta automaticamente alla lotta di classe come strumento di rivalsa sociale. Quindi tanto peggio tanto meglio, perché conviene proprio alla dialettica marxista l'impoverimento del tenore di vita della gente e la perdita di diritti, perché così la lotta sarà sempre più dura. Quando le divisioni sociali sono più nette, quando c'è un divario sociale molto ampio, perché attraverso la lotta sociale, la lotta di classe, si vuole arrivare a una rivoluzione, a una sovversione della società, perché si adottino i criteri e i modi di vita che auspica il comunismo e il marxismo. Quindi alla fine non è che un incentivo il miglioramento del tenore di vita, perché in realtà il vero obiettivo è quello di sovvertire la società, finalizzando la lotta di classe all'ottenimento di quelle mete utopiche che Marx si proponeva: l'eliminazione del denaro, dell'economia e della finanza, l'eliminazione della famiglia, l'eliminazione dello Stato, fra le varie cose. Che ci riuscì Pol Pot, che distrusse proprio Cambogia, creando la Repubblica Popolare di Kampuchea, e distrusse proprio le casse di cambio, le banche, fisicamente le dinamitò, fece abbandonare tutte le città per più di 10 anni. È stato, la gente viveva l'adiaccio nel campo, in baracche. Ecco, quello sarebbe il fine massimo del comunismo. In Unione Sovietica non hanno mai realizzato, però hanno censurato tutte quelle libertà sociali e civili nel nome delle quali avrebbero perorato o perorato la rivoluzione d'ottobre. Quindi hanno iniziato una rivoluzione promettendo mari e monti, libertà, aumento di benessere sociale, di ricchezza, e poi invece hanno fatto il contrario. Adesso mi chiedo perché queste contraddizioni sono passate inosservate. Non so, però è così contraddittorio l'essere umano. Soprattutto mi chiedo, oggigiorno in Italia e in Europa molti commettono delle giuste rivendicazioni lavorali, dello stipendio e tutto, nel nome del comunismo e del marxismo. Ma storicamente saranno state quelle le vere mire dei comunisti e dei marxisti, le semplici rivendicazioni lavorali, oppure le loro mete erano già altre, e attraverso le rivendicazioni lavorative volevano invece proporre la lotta di classe come rivoluzione sociale, nel senso che volevano sovvertire la società. Allora è logico che attraevano aderenti promettendogli un migliore stipendio e una rivincita sociale, ma la vera meta era la lotta di classe, attraverso la quale fare una guerra civile e sovvertire l'intera società, perché magari le mete erano altre, cioè l'instaurazione di un regime totalitario che non avrebbe più permesso il voto. In Unione Sovietica non si votava finché ha durato il regime sovietico, 75 anni circa, e non si è più votato, non si poteva discutere la politica dello Stato che veniva dall'alto, imponendosi con dei diktat.
E quindi la dittatura sovietica era inflessibile, rigida, monolitica. Ma quando tutto ha cominciato all'inizio, si faceva nel nome della libertà la rivoluzione. I processi rivoluzionari erano nel nome della libertà di pensiero, di lavoro e tutto il resto. E poi invece si è instaurato questo processo rivoluzionario che si è mangiato, i suoi figli, i suoi patrocinatori, perché altro che libertà. Poi è diventata una corsa tirannide. Come mai deneghino la possibilità alla gente di andare alle elezioni, non si possa più votare, e che la nomenclatura ufficiale è quella partitocratica, perché si fa coincidere il partito comunista, nel caso dei comunisti, nel caso dei nazisti e dei fascisti, il partito fascista e nazista, con le istituzioni dello Stato, cioè annullano la divisione dei poteri e non si può più andare alle elezioni. E chi decide come deve essere il processo rivoluzionario? Diventa monopolio dei rivoluzionari stessi, che a volte, dietro sanguinose lotte di potere interne, intestine al partito, si ammazzano, succedono altri, ma non è per nulla attraverso l'elezione democratica che questo avviene. Quindi io mi chiedo, come mai alcuni regimi, soprattutto comunisti, in nome della libertà del popolo poi instaurano una dittatura del proletariato? Non si può più votare, si vive sotto coprifuoco. Come queste incongruenze possano conciliare nella mente di qualcuno? Come mai chi lidera le rivoluzioni socialiste, le rivoluzioni comuniste, marxiste, diventa il leader incontrastato del partito e dello Stato? Incontrastato dello Stato. Io mi sono sempre chiesto se siano state delle cose intenzionali oppure no. Le incongruenze storiche di alcuni movimenti, per esempio, come mai è stato un qualche cosa che anche hanno portato avanti il fascismo e il nazismo. Comunque io me lo chiedo del comunismo in questo caso. Come mai i marxisti, i comunisti che volevano lottare contro i soprusi dei cosiddetti regimi democratici, borghesi, capitalistici, che sarebbero antidemocratici, incostituzionali, dove la gente non può esprimersi, non può votare veramente? Sarebbe tutto controllato dall'oligarchia, dall'aristocrazia, dalla plutocrazia, dai borghesi. Come mai, una volta che arrivano al potere i comunisti, come nell'Unione Sovietica, non si possa più votare? Salve, care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Satin-chan, e da più di una settimana che non faccio un nuovo video. Me ne scuso, ma comunque adesso ne sto facendo uno, quindi per tutti quelli che hanno trepidato in questa larga attesa, adesso sanno che c'hanno un video da guardare. E il tema del giorno saranno le incongruenze storiche, quindi buon provi faccia. 3, 2, 1.